Noi youtuber non siamo nessuno per imporre qualcosa agli altri, non siamo degli insegnanti, non siamo gli imperatori, il re del mondo, ma la conoscenza deve essere condivisa fra tutti quanti, al di là dei ruoli che si assumono, quindi il creatore del video e gli utenti e i seguaci del creatore stesso. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Ben ritrovati in questo nuovo video vlog in cui voglio aggiornarvi su quello che è il futuro più immediato nel breve termine di questo canale da oggi praticamente fino all'inizio dell'estate, quindi per i prossimi 3-4 mesi. Cosa accadrà? Quale sarà la programmazione? Perché ho in mente di inserire una programmazione dei video, quindi per esempio un video lunedì, martedì e giovedì o lunedì, mercoledì e venerdì e così via, per dare un po' di ordine e avere un punto di riferimento all'interno del canale. Bene ragazzi, prima di cominciare a parlare dell'argomento principale di questo video, ovvero quello che riguarda il futuro del canale nei prossimi 3-4 mesi, perché ci sono delle novità abbastanza importanti, non rivoluzioni, non grossi cambiamenti, ma delle novità di cui voglio tenervi conto, devo assolutamente ringraziarvi per il raggiungimento dei 1000 iscritti, traguardo molto importante per quanto mi riguarda, perché è stato costruito con molta dedizione al lavoro, impegno, motivazione e soprattutto passione in quello che mi piace fare, ovvero parlare di smartphone, di tecnologie in generale, ma soprattutto di smartphone, come ben sapete, e quindi sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo su YouTube dei 1000 iscritti, raggiunto proprio l'altro ieri, e vi ringrazio apertamente di quello che state facendo comunque per me, perché senza di voi, senza il pubblico, nessuno andrebbe avanti su YouTube, perché è comunque una piattaforma di intrattenimento e l'intrattenimento vuole due parti: chi fa l'intrattenimento, in questo caso io, e voi che mi seguite, che siete appunto chi tiene in gioco, in campo, questo canale, me stesso, o comunque la forma di intrattenimento che c'è su YouTube, è proprio il pubblico, gli utenti, i normali utenti, tra virgolette, perché poi alla fine siamo tutti uguali. Quindi ragazzi, grazie ancora e spero di raggiungere altri traguardi importanti tutti insieme in questo canale, contando sulla vostra partecipazione ovviamente, che vedo in crescendo soprattutto negli ultimi video, nelle ultime settimane. Sono molto contento anche sotto questo punto di vista, perché sapete benissimo che io tengo tantissimo al coinvolgimento tra youtuber, in questo caso il sottoscritto, e iscritti che mi seguono, e soprattutto non tanto in termini di mi piace, in termini di iscrizioni. Che comunque, come ben sapete, stanno crescendo, sono cresciute, se no non saremmo arrivati in poco tempo a 1000 iscritti, ma in termini di commenti, che è quello che mi interessa di più. Continuate a seguirmi non soltanto qui su YouTube, ma anche nei social network, in tutti i miei canali ufficiali, soprattutto su Facebook e Telegram, che aggiorno molto spesso. I link comunque li trovate qui sotto in descrizione, come sempre. Quindi andate, cliccateci e seguitemi, perché andrò a mettere aggiornamenti non soltanto per il canale, ma anche news in generale sul mondo della tecnologia, curiosità che magari poi tratteremo in un video specifico, e anche offerte dal mondo sempre degli smartphone, che sono come sempre, come ben sapete, il fulcro, l'interesse principale di me e di questo canale, presumo anche di chi mi segue. Parliamo adesso della programmazione che ho in mente per questo canale. Ho in mente di andare a specificare dei giorni in cui usciranno i video a X ora. Non posso dirvi di più perché ancora devo organizzare il mio tempo a disposizione, che sarà sempre di meno da oggi fino ai mesi successivi, perché sono impegnato con l'università. Da pochissimi giorni infatti sono ricominciate le lezioni, quindi ho meno tempo da dedicare alla gestione del canale, al caricamento dei video stessi, quindi sicuramente vedrete meno video in questo canale, però da questo punto di vista posso rassicurarvi che metterò più impegno magari nel curare più il video in sé, quindi la qualità del video può essere maggiore e può fare da bilanciere rispetto alla diminuzione della quantità dei video.
per dirla in termini più semplificati e più brevi, andare a puntare più sulla qualità che sulla quantità è uno degli obiettivi che mi fisso per i prossimi mesi, andando comunque a utilizzare sempre la medesima attrezzatura, perché sapete che comunque che è pur sempre abbastanza limitata e quindi non può raggiungere risoluzioni incredibili, ma sicuramente si può migliorare con effetti, con modifiche particolari, con i software di editing, e in quel caso è la mia competenza, le mie conoscenze che sono sempre in rivoluzione, soprattutto negli ultimi tempi, perché sto imparando delle nuove tecniche che possono dare un tocco in più al video stesso. Quindi ragazzi, questo era un video aggiornamento, riepilogando per due cose essenziali. Ringraziarvi per il raggiungimento dei 1000 iscritti, sperando che questo numero possa continuare a crescere sempre di più. Più siamo, meglio è, più si crea una community e più si va avanti da tutti i punti di vista, ovviamente, perché è una base solida per avere la motivazione per continuare a caricare video su YouTube e dar sfogo alla propria passione. Sapere che c'è qualcuno dall'altra parte dello schermo che in questo momento mi sta seguendo, che mette like al video, che commenta e che mi incita o che comunque mi chiede suggerimenti, consigli e mi insegna qualcosa, perché noi YouTuber non siamo nessuno per imporre qualcosa agli altri, non siamo degli insegnanti, non siamo gli imperatori, il re del mondo, ma la conoscenza deve essere condivisa fra tutti quanti, al di là dei ruoli che si assumono, quindi il creatore del video e gli utenti e i seguaci del creatore stesso. E poi, come detto, il secondo punto di questo video è la programmazione che ho in mente di inserire nel canale. Questo video finisce qui, non sarà un video particolare né dal punto di vista della qualità, perché comunque la location è diversa, ho la luce artificiale, spero che comunque si veda discretamente e possiate continuare a seguirmi e mi raccomando, non soltanto su YouTube ma anche sui social network qui sotto. Come sempre trovate tutte le informazioni che vi servono, tutti i link utili al mio canale Telegram, alla mia pagina Facebook e gli altri social network. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video che saranno molto interessanti, soprattutto la recensione di Sony Xperia XZ, che è lo smartphone che sto utilizzando in questo momento con la camera anteriore per riprendermi e per registrare questo video. Ci sentiamo alla prossima, da Emanuele è tutto, un saluto, ciao!